Questo programma è offerto da... GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Ritrovati a tutti amici di GoKart TV in questa puntata che veramente trasmetterà tanta passione. Proprio così, oggi all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia ci sono dei ragazzi che hanno fatto di questa disciplina la vera e propria ragione di vita. Vi racconteremo cosa, nella fattispecie, i ragazzi del team Red Racing hanno organizzato in quel di Mantova, presso la struttura indoor Go Park. Vi posso garantire che hanno fatto un evento sensazionale. Tantissimi piloti, tantissimi ospiti, anche VIP, e nel corso della trasmissione vi racconteremo davvero tutto. Vi vado subito a presentare i primi ospiti di questo primo blocco, ma prima un gran bel ritrovata alla nostra super Alice Bertelli, che mi ha confidato, ragazzi, che non vede l'ora di mettere anche lei tutto e casco. Alice, ben ritrovata. Assolutamente sì, buonasera a tutti, buonasera amici di GoCar TV. Ciao Ricky. Che fine avevi fatto? È un po' che non ti vediamo. Tanti impegni lavorativi. Ti trovo in ottima forma comunque. Bene, anch'io, tu di più di me, sicuramente. Lo vedranno anche i nostri amici da casa, ma andiamo subito a presentare gli ospiti. Il grande Umberto Galli, team manager della Red Racing. Buonasera. Come stai, Umberto? Benissimo, grazie. Sei ancora stanco dall'evento che hai organizzato? Sto riprendendo bene. E poi abbiamo l'amministratore delegato della struttura mantovana, ossia Lago Park, e con noi Dino Fioratto. Ciao. Buonasera. Dino. Buonasera, ciao. Noi ci siamo conosciuti un po' di diversi anni fa. Quando inauguravate questa bellissima struttura che vediamo che è cresciuta sia in stile ma anche in... fatturato. Infatturato? Hai detto fatturato? Infatturato, sì. Bene, non volevo dirlo, anche infatturato. Tantissime persone stanno accorrendo presso questa struttura che tra breve vi spiegheremo nel dettaglio di che cosa si occupa. Ma prima, Umberto, io vorrei che ci raccontassi un po' da quanto tempo esiste la Red Racing. Allora, Red Racing esiste dall'inizio del 2015 in forma ufficiale. Diciamo che già qualche anno prima ci divertavamo un po' a correre con gli amici in qualche garetta, però nel 2015 l'unione di tre ragazzi terribili come io, Alessandro Bruzzese, che è il vicepresidente, e Davide Carlini, che è il capitano dei nostri piloti, abbiamo dato vita a questa meravigliosa avventura che nel giro di soli un paio d'anni ci ha portato a partecipare ad altissimo livello a quelle che sono le gare più importanti del panorama endurance nazionale. E siamo veramente molto contenti, ci impegniamo tantissimo, è un sacrificio per tutti noi, però quando le cose partono per puro divertimento, ma poi soprattutto con un capitano come Carlini in squadra che viene da oltre 30 anni di kart, fare le cose solo per divertirsi non è mai l'unico scopo, e quindi siamo veramente contenti dei risultati ottenuti finora. Quindi un team nato per gioco? Subito sì, nato per gioco e per divertimento. Però io volevo ricordare un secondo posto alla 500 miglia di Pomposa quest'anno, quindi un risultato prestigioso. Sì, secondo posto alla 500 miglia di Pomposa, insieme ad un primo posto per esempio alla 6 ore di Viverone, ad altri due o tre secondi posti, terzi posti. Diciamo che quest'anno sono più le gare dove siamo saliti sul podio che quelle dove siamo stati fuori per pochissimo. Dei grandi quindi risultati. È un grandissimo risultato. Ecco, Umberto, velocissimi in pista, ma preparati anche a organizzare eventi, come quello che avete fatto il 3 dicembre presso, appunto, ripetiamo, Lago Park di Mantova. Umberto, ci vuoi dire come hai organizzato questo evento? Allora, questo evento è alla seconda edizione, è organizzata come Red Racing, e diciamo che
noi la intendiamo come la chiusura del nostro anno agonistico. E visto che da quest'anno abbiamo tra l'altro anche la base della nostra, la base operativa del nostro team presso il Go Park, l'unione delle due condizioni, Red Racing e Go Park, fa sì che in questo ambiente si possa creare un evento fantastico. E quindi noi, per chiudere la stagione agonistica, non abbiamo visto niente di meglio che poter organizzare questa gara con tutti i piloti, i nostri amici, i nostri conoscenti, con tutti i nostri sponsor, con anche eventuali ospiti, come è successo anche quest'anno. Per noi è il degno modo di chiudere la stagione agonistica. Ci ho nominato ospiti, Alice, chi è che abbiamo intervistato in quel di Mantova? Damiano Cunego. Ascoltiamolo. Assolutamente, un'intervista per voi. Esattamente, sono qui per divertirmi e conosco molto bene Umberto Galli, che ha organizzato questa giornata qui al Go Park dei Go Kart. Sì, sostanzialmente sono qui per divertirmi. È un bel passatempo, lo si può fare con gli amici, non è pericoloso. Io vengo dal mondo del ciclismo, quindi sport completamente diverso, ma comunque chi mi ascolta in questo momento invito a seguire me e il ciclismo, perché comunque è sempre uno sport popolare in Italia, di tradizione, molto importante. Io sono appassionato anche di motori e non a caso, insomma, eccomi qui, insomma. L'adrenalina c'è sempre. Sì, qui l'adrenalina c'è sempre, devi avere una guida aggressiva, perché comunque è un tracciato tecnico e ci si diverte davvero tantissimo con un kart molto semplice, con motori elettrici, e ne vale la pena. Abbiamo nominato più volte in questa prima parte di trasmissione il nome Go Park, questa bellissima struttura nata appunto a Mantova nel 2009, e oggi abbiamo la grandissima fortuna di avere all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia l'amministratore delegato della struttura mantovana, e qui con noi Dino Fioratto, e a lui gli vorrei chiedere la collaborazione innanzitutto che c'è con la Red Racing, ma specialmente di che cosa si occupa questa bellissima struttura. Ciao Dino. Buonasera a tutti. La collaborazione con la Red Racing parte praticamente da quando siamo partiti con il Go Park, nel senso che ci siamo incontrati quasi casualmente, io e Umberto Galli, venne a trovarci a visitare la struttura pensando che probabilmente fosse un kartodromo per motori a scoppio. Rimase un po' deluso quando gli dissi che erano elettrici, però dopo pochissimo si rese conto che la struttura è veramente notevole, forse unica nel suo genere. Da lì è nata una collaborazione, oltre che un'amicizia direi, che dura tuttora, che ha sempre migliorato. Ultimamente, l'anno scorso, lui appunto si è inventato quest'altra attività della Red Racing, e quest'anno noi siamo stati molto felici di accoglierli e dare loro la sede presso la nostra struttura. Ecco, bene Dino, Alice, hai qualche domanda da fare al nostro Dino? Sì Dino, ma a che tipo di clientela è rivolta? E potrei venire anch'io? Ma ovviamente, insomma questo... Io mi propongo sempre. quando vuoi, senza problemi. La nostra struttura è uno dei suoi valori principali per i bambini dai 6 anni. E non c'è limite poi, certo. Nel senso che è studiata, era partita proprio e lo è tuttora come un centro di aggregazione sportiva, di divertimento, non dico come Gardaland, ma insomma il concetto era un po' quello. Si tratta di kart elettrici che possono avere delle performance notevoli, come hanno dimostrato i nostri amici della Red Racing, ma possono essere anche utilizzati dai bambini, in quanto hanno 4 gradi di velocità, per cui possono essere modulati o singolarmente o tutti assieme dal direttore di pista, che ne determina la velocità in base anche alle capacità di chi si mette alla guida. Bambini di 6 anni, perché noi abbiamo puntato molto proprio sui bambini. Bello. Infatti abbiamo anche la scuola di kart, che è frequentatissima e ci dà anche molte soddisfazioni, e quindi direi che non c'è lì. Ecco, è rivolta a tutta la famiglia, quindi? Soprattutto, infatti, noi dedichiamo il sabato e la domenica alle famiglie, proprio perché è un momento di aggregazione dei bambini con i genitori e gli altri amici. Ecco, anche perché all'interno della Go Park non c'è solo la pista kart, ma c'è anche una spa che è fantastica.
Allora, noi siamo partiti, la nostra genesi è un po' curiosa quantomeno, nel senso che il dottor Bianchi, che è il proprietario di tutta la struttura, ma era anche proprietario di una delle più importanti aziende, forse la più importante azienda italiana di confezioni da uomo e di moda, è la Lubiam, e abbiamo collaborato per 40 anni in questa struttura, quindi era un mondo per noi completamente diverso. Né io né lui siamo mai saliti su un kart, tanto per ecco. Però una delle sue tante vulcaniche idee e ci ha azzeccato era quella di costruire qualche cosa vicino ad un centro commerciale. Infatti noi siamo nella sede vicino all'outlet Fashion District, e si inventò questo giochino del kart. Siamo partiti, avevamo questo capannone e la cosa ci ha appassionato, poi è stata anche una struttura di notevole levatura, perché certo, sicuramente il kartodromo più grande d'Europa. Infatti l'abbiamo visto, quanto è lunga la pista? 750 metri. Ecco, questa è una cosa importante da dire. Ma soprattutto direi che oltre a questo anche è l'altezza, non c'è una colonna, quindi è facilmente modulabile, infatti ogni 6 mesi, un anno cambiamo il tracciato, proprio perché C'è molto spazio, quindi riuscite a giocare. Quindi riusciamo anche a cambiare, a renderlo anche molto più bene, divertente. Dino, quindi struttura Go Park sicuramente rivolta a chiunque, dalla famiglia ai bambini e alle aziende naturalmente che vogliono organizzare dei propri e veri eventi aziendali da voi. I contatti, Dino, vostri, quali sono? Il sito internet? Abbiamo il nostro sito web, che è gocart.it, e potete trovare tutti i tutte contatti le informazioni. Sulle informazioni. Bene, noi ora salutiamo Dino, è stato veramente un piacere averti all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia e alla prossima. Noi continueremo a parlare con Umberto naturalmente dopo il nostro primo break pubblicitario della gara che è andata in scena in quella appunto di Mantova. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta. Velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità. Ma non solo, anche tanta attenzione alle vostre merci. Con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta. Via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta. Dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2016-2017. Vieni a correre nel Tempio della Velocità di Monza, non farlo in strada. Nasce a Sarmico, Bergamo, sulle rive del bellissimo lago di Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Francia Corta. 3 postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarmico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. E
E rieccoci in studio, ora è tempo di parlare dell'evento organizzato dalla Red Racing in quel di Mantova a Lago Park. Naturalmente Umberto ci farà da cicerone, ma prima andiamo a presentare i tuoi vincitori. Vincitori, io partirei subito da Mattia Castelletti, il vincitore della tappa marchiata Red Racing. Ciao Mattia! Buonasera. Buonasera a te. E poi Marco Zipoli, naturalmente lui non ha bisogno di presentazioni, secondo classificato, poi capiremo il perché. Ciao Marco. Buonasera a tutti. E poi Alex Pederzini, gradino più basso del podio per te. Ciao e benvenuto. Buonasera Sport Italia. Ciao. Allora Umberto, prima di andare a intervistare poi i vincitori, io volevo chiederti come avevi organizzato, come hai organizzato questa manifestazione. Allora, quest'anno avevamo la fortuna di avere 44 piloti iscritti alla gara e quindi sfruttando il fatto che le batterie nel kartodromo Go Park possono essere al massimo di 12-13 kart per la presenza in pista contemporanea, abbiamo organizzato 4 batterie di 11 piloti per batteria e per ogni batteria abbiamo fatto una sessione di qualifica di prove libere, certo. E poi una sessione di qualifica che erano proprio susseguenti una all'altra. Con i 44 tempi ottenuti nelle qualifiche abbiamo stilato delle griglie di partenza per 4 prefinali, diciamo così, e dove i primi 4 tempi dei 44 partivano in pole position nelle 4 prefinali e così via a seguire a scalare tutti i piloti, quindi poi facendo in questo modo tutti i piloti si sono rimescolati, non hanno più trovato gli stessi avversari delle batterie di qualifica. È stato un bel evento, ha vinto davvero il migliore, poi perché c'è stato tutto questo rimescolarsi, esatto. In continuazione delle carte. Prima di andare a sentire i vincitori, Alice, andiamo a leggere la classifica finale? Ce l'abbiamo sotto mano, la classifica finale che ha visto naturalmente vincere Alice? Mattia Castelletti, Marco Zipoli, Alex Pederzini, Giacomo Bombarda, Mattia Ferrari, Charles Osio, Angelo Spinelli, Alex Fontana, Marco Corradi e Giorgio Ferretti. Bene, quindi questi sono stati i primi 10 classificati della finalissima A. Ora è tempo di sentire i vincitori. Partiamo proprio da Mattia Castelletti che in quel di Mantova li ha messi in riga tutti. Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine. Raccontaci questa finalissima, ti aspettavi di vincere? Sinceramente no, all'inizio non mi aspettavo di appunto riuscire a vincere l'evento, è stata molto dura soprattutto perché c'erano avversari come qui presente Marco Zipoli, insomma è stata una gara molto dura. Penso che ti sei dovuto allenare tanto per raggiungere questo obiettivo. Corro dal Go Park da quando è aperto, quindi nel 2009, e ho fatto diversi eventi. Con diverse disposizioni della pista, insomma ho fatto tempo a fare un bel allenamento in questi anni. E mentre Umberto, un giudizio sulla corsa di Mattia? Mattia onestamente io non lo conoscevo, quando l'ho visto tra gli iscritti e l'ho visto fare dei test il giorno precedente la gara, ho visto che si aggirava per la pista, ho detto questo è venuto a partecipare al nostro evento ma ha anche intenzione di fare bene. Poi durante la gara, fin dalle prove libere, si vede subito quando qualcuno ci sa fare e ho detto questo ragazzino è da tenere in considerazione per la finale, infatti è puntualmente arrivato in fondo e con la vittoria. Con la vittoria. Ed eccoci ora con il pilota che ha agguantato la seconda posizione in quel del Go Park, lui sicuramente non ha bisogno di presentazioni, abbiamo con noi Marco Zipoli, che qualche anno fa ha provato una vettura che va veramente piano, una Ferrari di Formula 1. Sì. Ciao Marco. Ciao a tutti. Beh, la gara è andata molto bene, ho fatto la pole position nella prima parte dell'evento e poi per la finale mi sono qualificato quarto. Al primo giro ho perso un po' di tempo nella bagarre e Mattia è andato via e quindi non sono riuscito poi a riprenderlo. Piano piano vedevo i tempi che erano lì, prendevo qualche cosina, qualche decimino, però non era abbastanza. Peccato perché avrei voluto fare un po' di bagarre verso il finale con Mattia, però dai, è andata bene così.
Alice, abbiamo qualche domanda per il nostro super ospite Marco Zipoli? Sì, beh, da quello che mi ha detto, sinceramente io penso che sei un rivale abbastanza ambito, no? Nelle gare, e anche uno stimolo tra i vari drivers. Sì, sì, sicuramente ho tanta esperienza, corro da quando ho 9 anni. Sei uno specialista, quindi. Sì, dal 99. Ho fatto una carriera nel kart fino all'età di 15-16 anni, poi sono passato nelle auto, dove ho fatto vice campione italiano di Formula 3 e poi ho avuto questo onore di provare la Ferrari Formula 1 nel 2009 proprio a Jerez durante i Rookie Days. Quindi queste fantastico. Competizioni ti piacciono? Sì, 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 sicuramente. Ormai è un po' di anni che corro anche il mondiale SVS con il team PFV, e quando il buon Umberto ha bisogno corro con il team Red Racing, infatti sono in veste Red Racing, e sicuramente è uno sport, quello delle gare endurance e soprattutto questi eventi, che mi piace molto e a cui tengo particolarmente. Bene, grazie Marco. Ora io la parola la passerei invece a chi ha agguantato il gradino più basso del podio nella sfida Red Racing. Abbiamo con noi il terzo classificato, Alex Pederzini, che per tutta la gara comunque ha duellato come un leone con gli altri drivers presenti. Raccontaci la tua. Ma sicuramente, intanto, prima rispetto all'anno scorso, che ho partecipato anche al primo evento Red Racing, mi sono divertito di più molto quest'anno, perché era molto più competitivo l'evento. E niente, peccato che è successo un incidente nella mia finale, che purtroppo non sono riuscito ad andare a prendere i vincitori davanti a me. Alice, una domanda per Alex. Sì, io volevo sapere, ma cosa hai provato a salire sul podio con due grandi campioni? Anche il fatto che ci siamo qui davanti alla televisione comunque è emozionante. Insomma, è un evento che non sembra di basso livello. Assolutamente no. Esatto, sembra molto competitivo. Tra l'altro hai parlato di premiazioni, Alice. Dovete sapere che Umberto con tutto il suo staff ha organizzato a fine manifestazione una bellissima cena con tanto di premiazioni. È stato anche un bel modo per stare tutti insieme. Sì, assolutamente, non si potrebbe rinunciare poi a chiudere la serata coinvolgendo tutti i piloti, gli accompagnatori dei piloti, che è molto importante, perché questo è uno sport che, come Marco può confermare, tiene lontano tanto tempo dalle famiglie, quindi non si può organizzare anche una cosa senza far coinvolgere anche i familiari. Poi ovviamente su Dopo in Sala avevamo arricchito anche, certo, come sai, per esempio con la partecipazione di Marco Collini, sì, che grandissimo, ha fatto un artista. Sì, un grandissimo artista, unico nel suo genere, direi, perché lui si definisce tra l'altro cantastori, quindi c'erano tutte queste opere dell'automobilismo degli anni 60-70 esposte nella sala, che è stato un bellissimo vedere per tutti gli ospiti. Non sono mancati anche i momenti commoventi con il tuo compagno, con il nostro capitano Davide. Esatto, ne parleremo dopo di questo. Io saluterei i nostri ospiti, a esclusione di Marco Zipoli che rimarrà con noi, e quindi saluti e grandi complimenti per Mattia Castelletti, complimenti, hai tenuto testa a davvero tantissimi piloti, complimenti ancora. Grazie. E Alex Pederzini, bravissimo anche lui. Grazie. Noi torniamo subito dopo il nostro secondo break. A tra poco. Besco, leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alza bobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine, scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it.
Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. E come avrete notato durante il corso di tutta questa trasmissione, è stato inquadrato un kart che è qui davanti a me. Non è un kart qualsiasi, in quanto ha due posti, è veramente una cosa un po' fuori dal normale. Questo mezzo è stato creato dalla SGM Velox di Andrea Severi, che è entrato all'interno dei nostri studi televisivi e noi lo salutiamo. Ciao Andrea! Ciao, buonasera a tutti gli spettatori. Naturalmente Marco Zipoli è rimasto con noi perché l'ha provato anche lui e ci dirà le sue. Alice, una domanda per Umberto prima di sentire Andrea. Certo, il tuo è stato un evento non solo fatto di gare e di cene, giusto? Ma ci sono state anche delle esibizioni per il pubblico e per i piloti. Ce ne vuoi parlare? Beh sì, diciamo che tra gli intermezzi, tra le prove di qualifica della finale e la finalissima vera e propria, abbiamo, grazie alla collaborazione della SGM di Maranello, abbiamo deciso di portare in questa tortuosissima pista del Go Park un mezzo veramente inconsueto, e utilizzando un paio dei nostri piloti per portare a spasso nella pista del go-kart alcune ragazze, alcune ragazzi che erano ospiti dei nostri piloti e comunque intervenuti alla nostra manifestazione, con un divertimento pazzesco, perché è un'occasione veramente ma veramente più unica. Io è la prima volta che vedo una cosa del genere. Andrea, hai fatto impazzire piloti, addetti ai lavori e non solo con questo tuo mezzo. Ci vuoi spiegare un po' da dove nasce questa idea? Ma diciamo che l'idea è una cosa che è nata così come per gioco qualche anno fa. Okay. E quest'anno abbiamo deciso di realizzarla. Innanzitutto ringrazio Umberto che ci ha invitati a partecipare a questo evento e noi siamo stati orgogliosi di essere presenti ed essere qui oggi. La nostra azienda si occupa di costruire le kart da competizione, quindi telaio, velox, motore SGM e impianto di raffreddamento Lux. Detto questo, abbiamo realizzato questo kart particolare a due posti, come non se ne vedono in giro, insomma. È praticamente lo stesso kart KZ, quindi 125 marce. Ma con due posti. Esattamente, allungato per il passeggero. Marco, tu hai portato a spasso degli ospiti in quel di Mantova. Com'è guidare questo mezzo? Sicuramente molto interessante, è un po' diverso, bisogna un attimo capirlo e soprattutto la pista è molto tortuosa, con un mezzo così lungo è da capire. Comunque è sicuramente un'esperienza unica per il passeggero, perché una persona fuori dagli addetti ai lavori è difficile che pensi a un kart, comunque un KZ, che possa andare veramente così tanto forte. Io ho avuto la fortuna di portare la mia ragazza che ha provato questa ebbrezza e quindi esatto, si è divertita molto. Noi tra l'altro in quel di Mantova abbiamo ascoltato un paio di passeggeri che erano un po' bianchi, sentiamo le loro parole. La sensazione è dire che è totalmente diversa dal guidarlo da solo e ti dà degli scossoni veramente molto forti, ti devi aggrappare veramente un sacco al gancio che hai davanti, perché sennò rischi di finire contro il muro da qualche parte e sbalzare fuori. No, comunque è un'esperienza di sicuro da provare, che è veramente fantastica. Sto ancora tremando infatti un po'. È stata abbastanza impegnativa, un po' da cardiopalma, però è una bella esperienza da rifare sicuramente. Andrea, durante il corso della serata abbiamo visto anche una bella sfida tra un kart elettrico da competizione e un kart della Velox KZ. Com'è andato questo scontro? Ma è andato molto bene, è stato molto divertente da vedere, sia per gli addetti ai lavori sia per chi era lì presente come spettatore. Sono entrambi due kart che esprimono
elevate prestazioni. E a dire il vero, noi motoristi dei kart da competizione, due tempi, pensavamo di essere in svantaggio in un circuito così tortuoso, certo, perché il KZ sviluppa il meglio in piste da kart, chiaro, più veloci. Chiaro. Nonostante questo, bisogna dare atto al pilota, che è Virdis Dennis, un nostro caro amico, è stato veramente bravo, che è riuscito a difendersi e anzi, su quattro manche che sono state disputate, due le ha vinte Dennis con il KZ e due le ha vinte il kart elettrico. Quindi veramente una cosa molto bella e uno spettacolo sensazionale. Grazie mille Andrea. Senti Umberto, abbiamo visto che non hai raccolto solo piloti e gare, quindi ma anche attrazioni, show, sì, premiazioni, sì, tutto molto bello. A chi vanno i più grandi ringraziamenti per questo evento, ma anche per il tuo anno di corse? Allora, i più grandi ringraziamenti prima di tutto al Go Park, perché ci ospita da tanti anni, prima come persona e come amico e poi adesso anche come sede ufficiale del team. E i ringraziamenti devo farli di tutto lo staff del Go Park, perché ha permesso lo svolgimento di una gara con kart veramente di prestazioni molto molto simili, di una qualità quasi totale. E che non è facile trovare nelle piste indoor. Esattamente. E poi dopo ai nostri sponsor, perché senza di loro non potremmo fare praticamente niente, dalle gare endurance e anche a questi eventi. Quindi partendo dalla Commist di Vignola, passando per la Vanity Arreda di Carpi e alla nostra banca, la Sparkass di Bolzano. E niente, questi sono avete più i nostri collaboratori. Bene, li ringraziamo anche noi e io vorrei, prima di andare a fare i saluti conclusivi, chiedere anche ad Andrea i contatti della sua azienda, per chiunque fosse interessato anche a organizzare una giornata incentive con questo mezzo biposto che veramente regala tante emozioni. Certo, dunque il nostro sito internet, la nostra pagina ufficiale è www.sgmengines.com. Perfetto. Sulla pagina potete trovare tutti i nostri contatti. Invece per la pagina ufficiale di Facebook è SGM Velox e mi raccomando andatela a visitare. E mettete un bel mi piace. Certo. Grazie. Alice, ti abbiamo creato il kart che fa per te. La prima volta che vanno in pista. Io sono felicissima. Lo proverai anche tu da passeggero. Guidi te. Mi raccomando, io aspetto l'invito. Ecco, magari certo, mettiamo la tuta e non la gonna. Ok, va bene. Sarà fatto. Salutiamo il nostro Andrea, grazie mille. Grazie a voi. Marco Zipoli, buonasera, grazie a tutti. E grazie, grazie di essere venuto. Umberto, grazie, è stato un piacere. Complimenti, grazie, per l'evento. Alice, a settimana prossima. Grazie a tutti per averci seguito. Non cambiate canale perché tra pochi secondi partirà All Race TV e in questa puntata avremo lo speciale dedicato al Monza Rally Show con gli amici di Rally Dreamer e al Motor Show di Bologna. Abbiamo fatto veramente, hanno fatto gli amici di Rally Dreamer un servizio straordinario, quindi non cambiate canale. Questo programma è stato offerto da GoCarTV.com. Collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.